Discontinuità con le passate amministrazioni di centrodestra è un nuovo modo di concepire la politica e la gestione di una città capoluogo come Teramo. Sono queste le linee guida del candidato sindaco Gianguido D'Alberto, che scende in campo appoggiato da quattro liste, tra le quali il Partito Democratico, pronte ad impegnarsi fino in fondo in un progetto civico trasparente e coraggioso. Insieme possiamo scrivere una storia diversa, è lo slogan di D'Alberto, che chiama a raccolta i teramani per voltare pagina. Insieme possiamo fare che cosa? Insieme possiamo scrivere una storia diversa per la nostra città. Questa è stata la prima frase che abbiamo scritto all'inizio di questa campagna elettorale, una storia diversa, non nuova, perché il concetto di novità oggi è un concetto di cui tutti si riempiono la bocca, invece noi vogliamo essere diversi, vogliamo essere discontinui rispetto all'esperienza amministrativa di questi 15 anni, un'inversione di rotta che restituisca a Teramo la dignità che merita e ridia a Teramo il ruolo di capo luogo di provincia che in questi anni purtroppo ha perso per una politica che è stata assolutamente miope, una politica che ha pensato solo esclusivamente alle lotte di potere e non si è curata degli interessi dei cittadini. Quali sono le prime cose che lei farebbe da sindaco? Le prime cose da sindaco, innanzitutto noi dobbiamo chiudere e completare tutta una serie di vicende e questioni che sono rimaste diciamo così ferme nel corso di questi anni, in cui non c'è stato un indirizzo politico. Pensiamo ad esempio alla necessità di sbloccare la vicenda del Teatro Romano, pensiamo al sociale, al piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, pensiamo però anche al risanamento del bilancio. Come intende motivare tutti i candidati che la sosterranno? Motiviamo perché questa è la volta buona. Questa è la volta buona. Noi per troppi anni, per troppe elezioni, per troppe campagne elettorali ci siamo trovati per diverse ragioni in grossa difficoltà come area alternativa a questo centrodestra. Noi oggi abbiamo una sfida importante, ma siamo sicuri che è la volta buona e non dobbiamo consentire che possa esserci, diciamo così, una operazione in cui si restituisca il governo di questa città a chi l'ha mal amministrata in questi anni e sta disperatamente cercando di ricostruirsi la verginità attraverso, diciamo così, candidature che di fatto in realtà sono solo candidature che coprono i soggetti che hanno amministrato questa città in questi anni.